Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Rogue Galaxy, dove nella scorsa puntata abbiamo affrontato il nostro primo vero boss e oggi invece dobbiamo abbandonare il nostro vecchio pianeta, o per meglio dire bisogna abbandonare casa per intraprendere quella che sarà la nostra vera avventura. Scusate se sentite il tono di voce un po' diverso dal solito, ma sono leggermente influenzato. E però, nonostante tutto, ho deciso di registrare perché stare a letto è sinceramente non mi giova niente, per cui decido di investire questo tempo facendo qualcosa di più produttivo. Andiamo avanti, dove possiamo o andare verso il deserto o esplorare la città. Per, come potete vedere, trovare botteghe e altre cose che ci serviranno per il nostro viaggio. Per cui andiamo subito verso la bottega. Ecco qua dovrebbe esserci un'altra bottega rispetto a quella che abbiamo trovato prima. Ecco qua. Dove gli oggetti in realtà dovrebbero essere decisamente identiche. Tranne, ecco, questi oggetti come il cubo di ferro che può essere utilizzato per l'eureka e credo che sia anche l'eureka abbondante. Solitamente anche questi oggetti possono essere utilizzati per l'eureka. Non subito, però possono essere utilizzati. Allora, fatemi vedere se adesso effettivamente. Ecco qua, vedete, il cubo che può essere utilizzato per l'Eureka, lo utilizziamo subito. Anche se in realtà, ora che ci penso, voglio acquistarli tutti. Che comunque non mi costano tanto, i soldi ce li ho e sicuramente saranno utilizzabili per l'Eureka anche degli altri due miei amichetti. Allora, andiamo da questo lato che non ci siamo andati, così sblocchiamo il teleport. Allora, non dovrei trovare nemici adesso nella città, visto che comunque abbiamo sconfitto il boss. Io ricordo che in questo momento non dovrebbero esserci nemici. Però, esatto, ci sono forzieri che dobbiamo assolutamente aprire. Polvere dei sogni, questa si utilizza per l'Eureka. Bracciale d'argento, anche questo si può utilizzare per le. Ah no, invece ci sono i mostri, attenzione. Questa è una cosa che in realtà mi ha un po' stupito perché pensavo che dopo il boss non ci fosse la possibilità di incontrare mostri all'interno della città. Invece a quanto pare. Ah no, questa è la pistola monografica. Un secondo, cambiamo equipaggiamento. Rimettiamo la pistola normale. Anche perché non mi serve a niente la pistola monografica in questo momento. E stavo decidendo, in realtà, tra me e me, se lasciare gli scontri o se addirittura tagliarli. Io, in realtà, per quanto riguarda Rogue Galaxy, gli scontri non sono fastidiosissimi, come ad esempio quelli che si possono vedere comunque nei vecchi Final Fantasy, dove addirittura la finestra cambiava, bisognava aspettare il caricamento, bisognava fare tutto il combattimento e poi ritornare da capo, cioè ricominciare l'animazione da capo. Dato che qui comunque è tutto un po' più rapido, è tutto un po' più veloce rispetto ai giochi un po' più vecchiotti, volevo lasciare almeno i combattimenti, quelli che presuppongono la trama, quindi mentre noi appunto stiamo esplorando una nuova mappa, una nuova zona, una qualsiasi nuova postazione del gioco, la vorrei mantenere attiva, nel senso non vorrei tagliare gli scontri nelle sezioni diciamo un po' calde del gioco. Mentre invece per quanto riguarderà ovviamente il farming, tutto ciò che richiede un'azione ripetuta da parte mia per andare avanti nel gioco, sicuramente verrà tagliata, o meglio dire, verrà editata nel momento in cui appunto dovrò far uscire l'episodio.
Però, diciamo, durante l'esplorazione o comunque durante il mio vagabondare nella mappa, in realtà non vorrei assolutamente togliere gli incontri perché sono un qualcosa comunque di interessante a mio avviso. Vedere i nemici, combattere, cioè fa parte del gameplay comunque, cioè non è un qualcosa che debba essere assolutamente cancellato. Mentre invece poi per quanto riguarda ovviamente il farming e tutto ciò che dovrò fare per potenziare il mio personaggio, allora là sì, là ovviamente farò i tagli dove necessario o addirittura farò tutto off camera senza costringere nessuno a guardare appunto la noia che si possa ottenere dal continuare appunto a farmare o level appare, se così si può dire. Essendo comunque questo un gioco abbastanza vecchio stile, ci saranno tante cose da fare in maniera ripetuta, quindi farmare, ottenere gli oggetti, craftare, migliorare le armi, aumentare il livello delle armi, che queste saranno cose che ovviamente farò off camera o che farò tagliando appunto le porzioni di video dove dovrò aumentare il livello delle armi. Questo mi sembra assolutamente scontato da parte mia. Non vi farò assistere a questa noia, diciamo, anche se in realtà per me non è una noia, però per chi ovviamente guarda il video, per chi fruisce del contenuto, credo che effettivamente possa essere noioso. Anche perché, come vi ho spiegato prima, sia armi, cioè no, sia armi e armature, solo le armi in realtà devono raggiungere un tot livello di esperienza prima di poter essere craftate o addirittura unite, sintetizzate tra di loro. Questa è una cosa che comunque spiegherò nel momento opportuno, anche se il momento opportuno sarà breve, non so se su questo episodio o al massimo nel prossimo, in base, ripeto, a quanto riesco a fare durante i video. Quindi in base a quanto riesco a fare durante i video, so se possiamo parlare di un argomento o meno. Perché comunque la storia, bene o male, la ricordo. Ricordo anche bene o male le cose da fare all'interno del gioco. Quello che sto facendo adesso è semplicemente il raccogliere risorse perché questo vuole essere anche una guida per farvi vedere come completare il gioco nel miglior modo possibile. Non so se riuscirò a fare il 100%, perché per fare il 100% su Rogue Galaxy ci sono tante, tantissime cose da fare. Ci sarebbero anche i combattimenti degli scarafaggi, se non ricordo male, addirittura da potenziare, da portare avanti, e non è una cosa che in realtà io voglio fare. Però vediamo, It sounds like a magari Western game, surprising. se riesco a farlo anche con uno speciale, un extra magari del gameplay, allora lì magari un'idea posso anche farcela. Però non lo so, come serie principale non so se effettivamente fare questa cosa. Vedrò nel momento in cui magari registro quante puntate faccio e quante ne riesco a registrare. Anche perché voglio registrare un paio di puntate inizialmente per darvi comunque una I can go cadenza, to una sorta space. di cadenza, non dico I don't giornaliera, ma want almeno settimanale, con 2-3 video alla settimana, in base a quanto riesco a registrare, e poi vedere effettivamente come combinare il tutto. Allora, qui abbiamo diverse armi da poter comprare, ovvero il lanciamissili 2 lo prendiamo. Poi il nebulizzatore lo prendiamo. Ah no, non ho abbastanza soldi. Porca miseria. Questa già ce l'abbiamo. La spada comune è utilizzabile, non equipaggiata. Spada selvaggia. Questa sono sicuro di non avercela. Quindi la voglio prendere. Fatemi vedere un attimo, perché io ho praticamente lo spadone. Ah, spada comune. Spada comune. Allora perché mi diceva la... Questa è la Slangrose. Ok, ce l'abbiamo. Lama del deserto. Ecco, questa qua, spada selvaggia, spadone. Ok.
Lanciafiamme 2, purtroppo mi sa che non riusciamo a prenderlo per il nostro piccolo Simon. Perché non abbiamo sufficienti materiali. Anche se qua forse abbiamo degli oggetti da poter vendere, ma non credo che ci convenga vendere questi oggetti perché ci servono bene o male tutti gli oggetti per l'Eureka. Ok, potrei farmare qualcosa di soldi durante i combattimenti magari, ma non so se effettivamente ne varrà la pena, perché comunque I sono wonder if oggetti they'll che ever posso realize I'm ottenere not anche Desert più in là. Claw. Allora, noi dobbiamo andare da quel lato. Ecco, sì, grazie. Se magari... They come. Il fatto di essere comunque anche da solo in team non mi aiuta in maniera particolare. Però... Anche il fatto di utilizzare la spada, quella comune, non aiuta, perché utilizzare qua la lama del deserto mi darebbe una mano non indifferente. Sono io che sto utilizzando questa spada perché, come ho detto prima, devo far aumentare di livello tutte le armi disponibili dal nostro personaggio. Ok, qua nel frattempo abbiamo concluso. Beh, abbiamo ottenuto già comunque parecchio denaro, quindi mi sa che in due combattimenti precisi, anzi, forse anche adesso posso già comprarla, perché mi servono 200 per affittare il cammello lì, come si chiama. Però li posso fare tranquillamente anche tra un po'. E infatti ho già 400, quindi lanciafiamme. 490 però. Ok. Allora, va bene. Mentre facciamo strada per tornare indietro, sicuramente avrò la possibilità di... Avrò sicuramente la possibilità di fare altro denaro. Però prima utilizziamo il teletrasporto perché devo salutare appunto il vecchietto, il mio padrino. Scambia punti. Ho ricercato, ok. Abbiamo preso i punti. Ok, grazie. Il tuo grado cacciatore è aumentato da centesimo, è arrivato a 96. Vedete, adesso mi trovo in questa posizione. E poi guardate qua, piano piano i cacciatori che aumentano i loro gradi, no? Fino ad ottenere anche dei tesori man mano che il loro livello aumenta. Vedete, guardate addirittura Artiglio del Deserto che è ancora primo. Con quanti sono? 259.000 punti, tenendo un bel distacco dalla seconda, Tamara Panola, e poi man mano tutti quanti i premi, eccetera, eccetera. Ok, teletrasporto. Ecco, andiamo vicino alla chiesa, che è la nostra destinazione, per andare a salutare il prete. Quindi la chiesa è da questo lato. Oh, guardate, sono spuntati anche dei forzieri nel frattempo. O forse li avevo saltati io. Anche se invece io credo che questi siano spuntati I wonder if they'll adesso. ever Vedete, realize là I'm ce n'è not un Desert Claw. altro. Sarà interessante rifare tutta la strada adesso a piedi, perché guardate quanti forzieri ci sono nuovi. Questi non c'erano prima. Io ho esplorato la mappa comunque. Cioè, non c'erano prima questi forzieri. Sono spuntati adesso. Lo scrigno ha una trappola. Trappola del ladro? No, era una trappola. Ok. Ho ottenuto un nebulizzatore addirittura. Aspetta, Looks like there's no damage here. ma il nebulizzatore io credo di averlo comprato, se non sbaglio prima. La versione fredda, sì. Ma credo di averne comprato uno prima, o sbaglio, di nebulizzatore. Forse mi ricordo male io. O forse non avevo i soldi per poterlo comprare. Perché queste armi, sì, già ce le avevo. Beh, non saprei, eh. Allora, altra Eureka. Super lancio. Nuova abilità. Qua addirittura possiamo completarlo già da subito. Vento del deserto.
Nuova abilità. Vento del deserto. Qua addirittura vento del deserto numero 2, quasi completo. Vedete, questo già implica una piccola conoscenza da parte mia degli oggetti da ottenere o comunque da trovare in giro. Perfetto. Abbiamo... Non ce n'è più l'Eureka, giusto? No. Allora, entriamo in chiesa. Vedete, gli oggetti qua sono tutti utili da raccogliere, da accumulare. Sounds like things have calmed down out there. Yeah. But it was a bit more tough than usual. I'm glad you're okay. Me too. But listen, Raul. What is it? Never mind. What's going on, Jester? Raul, I'm really grateful. You found me abandoned on the church steps and raised me to be who I am today. What's all this about? Are you okay? Did you hit your head? Well, I'm heading out. All right. Un addio un po' particolare, eh? Ok, allora, abbiamo salutato Raul, il nostro padrino, che a quanto pare ci ha trovato. Noi siamo dei trovatelli, quindi non siamo i suoi veri figli. D'altronde, essendo un prete, non so qua effettivamente come funziona la situazione, però... Rifacciamo la strada al contrario, però rifacciamola a piedi, nel senso non utilizziamo il teletrasporto. Vediamo se ci sono dei forzieri nuovi in giro, visto che comunque lì ne sono apparsi due, addirittura tre forse, non ricordo quanti erano. Comunque ne sono apparsi degli altri, per cui vediamo se magari in giro troviamo qualcosa di nuovo. Anche perché nel frattempo ne approfittiamo per finire di farmare quei piccoli soldi, quei soldini che ci servono per poter acquistare gli altri oggetti. Allora, il nebulizzatore io però mi ricordo che l'avevo acquistato. Forse non l'ho acquistato perché non avevo i soldi, perché comunque nell'inventario ne ho uno solo. Cioè, vedete, nell'inventario ho solo questo. Però ne avevo ottenuto un altro prima, quindi non capisco se... Non lo so, ragazzi, io mi sono letteralmente confuso. It was outside the western gates, right? Mi sono letteralmente confuso. Comunque, non credo che ci siano altri forzieri qui, eh. Posso anche, mi sa, tranquillamente... posso tranquillamente utilizzare il teletrasporto. Perché comunque qua, vedete, i forzieri sono tutti aperti. Anche se ormai siamo arrivati, per cui non credo che ci sia tanto da fare. Peccato che non ci sia lo sprint. In questo gioco non c'è lo sprint, purtroppo. C'è solo il salto, ma lo sprint non c'è. Sarebbe stato comodo avere uno sprint, cosa che invece non c'è. Ok, credo che con questo combattimento possiamo ottenere tutti gli oggetti necessari. Questi bambini d'oro sono piuttosto resistenti. E anche colpa mia che sto, ripeto, utilizzando un'arma più debole. Ma... Ne parleremo veramente a breve. È una cosa che ci aiuterà tantissimo in futuro. Benissimo. E poi mi piacciono tantissimo i combattimenti qui. Oh, vedete, abilità. Abbiamo portato al massimo
il nostro, la nostra arma. Quindi in questo caso, equipaggiamento, questa la possiamo togliere, vedete, abilità al massimo. Quindi cambiamo, vediamo quella meno forte, che è questa. Ok, adesso iniziamo ad apprendere l'abilità con questa. Con la pistola abbiamo l'abilità al massimo, per cui anche se non necessario utilizziamo la pistola monografica, in modo tale da avere l'armatura. Ok, l'armatura non deve prendere a livello abilità, quindi mi ricordavo bene. Ok, bene, 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 bene. Stiamo andando piuttosto bene. Non ci vuole comunque molto nel prendere l'abilità nelle armi, se devo essere sincero. In alcuni giochi è molto più meccanica la cosa. Qui invece il combattimento è molto divertente. Il gameplay veramente è divertentissimo, per cui neanche ti pesa delle volte combattere. Ecco, però non per questo mi dovete venire a rompere le scatoline ogni 5 secondi, che sennò veramente mi costringete a tagliare tutto. Anche se in realtà, ripeto, i combattimenti qui non sono noiosi come in altri giochi, perché comunque qui la finestra non cambia, non ci sono caricamenti di intermezzo, cioè i mostri appaiono dal nulla e poi la finestra è abbastanza easy, perché tu la puoi saltare subito e continui a giocare. Quindi non vedo la necessità probabilmente di skippare necessariamente tutti i combattimenti. Comunque, adesso dovrei avere ma forse avevo comprato il lanciamissili io. Disponibili 1, però io non capisco. Allora, io non mi ricordo se c'era un metodo per vedere se io già comunque l'avevo acquistato o meno. Perché non posso ogni volta aprire il menu, controllare il nome. Allora, il nebulizzatore ce l'abbiamo. Ecco, lanciamissili 2 l'abbiamo comprato già. Quindi dovrei comprare effettivamente l'altro. Allora, il lanciamissili 2 lo abbiamo preso. Il nebulizzatore lo abbiamo trovato. Quindi lanciafiamme, questo lo dobbiamo comprare, ok? E tutto il resto già ce l'abbiamo. Ok, perfetto, basta così. Non dobbiamo prendere più niente. È importante comunque prendere più armi in generale, perché, ripeto, serviranno per il crafting e serviranno anche per migliorarne le specifiche. Quindi è giusto prendere tutte le armi possibili e immaginabili per un futuro. Allora, qui non c'era nulla di interessante perché abbiamo preso tutto. Bene. Ok, dopo questa lunga introduzione possiamo andare finalmente verso il deserto. Verso la parte nuova della nostra avventura. Allora, qui potremmo affittare il cammello. Io però non lo voglio affittare, perché lo scrigno ha una trappola. Rompi la maledizione. L'esplosione. Ottenuto Izerio. Ok, però adesso la mia vita è scesa a un HP. Quindi per evitare, spero di riuscirci, anche se ne dubito, perché il gioco lo sa, il gioco è infame. Il gioco lo sa, il gioco è infame. Voglio curarmi qui al... Ok, ce l'abbiamo fatta. Wow. Meno male. Bene. Andiamo. Finalmente verso il deserto. Vi stavo dicendo appunto che non voglio affittare il cammello. Non lo voglio affittare perché in realtà non lo voglio affittare, cioè non... Ah no, devo andarci per forza. Vabbè, affittiamo. In realtà non lo volevo affittare, però sono obbligatorio.
Jester. Raul, what are you doing here? Thought you could just leave without saying anything? I'm sorry. I didn't want you to try to stop me. Me? Stop you? I want to leave this planet and travel through space. I want to see new things and learn about this vast galaxy we live in. It's been my dream since I was little. Come on, Raul. What do you say? I'm sorry, Raul. Thank you so much for raising me and taking care of me. Well, I'm off. Wait. I always knew this day would come. Do you remember when you were just a boy? We'd always look up at the stars together. Yeah. Of course I remember. We'd gaze up at the stars and talk about outer space. Qua purtroppo le immagini, a questione dell'emulazione, non posso farci nulla. Mi dispiace. Really? And what would you do out there? Huh? Well, I don't know. I don't know, but I still want to go, for sure. Can I, Raul? Huh? Can I? Of course you can, Jester. You can do anything you want. Uh-huh. Right now, your eyes are shining just like they were back then. Self-assured, straightforward eyes. I don't think I could stop you if I tried. Go, Jester. But I want you to remember something. You're the only family I've got. From the moment I first held you, a crying little baby, 17 years ago, I've come to think of you as my son. And that, my boy, will never, ever change. Raul. I'll be waiting here for your return. I'm sure it'll be a little lonely. Raul. Someday, I'm gonna save everyone on this planet. I can't let Rosa remain in slavery forever. Then I'll stay here. Hoping and praying for your success. Take care of yourself, Jester. So that's Dorgan Goa's ship, huh? And so comes the end of one long day. Come dawn, I'll be leaving this planet. Something up there is waiting for me. I can feel it. And that's why I'm going into space. It's almost morning.
Hey, Chester! Over here, big man! Hey! Whoa! What gives? What the? Who are you? Direi che come introduzione non c'è male, no? Veramente, veramente un giocone questo. Spero di farvelo apprezzare in tutta la sua essenza. Ci spero davvero. Now that's what I call a close shave! Seeing monsters that big and ugly nearly sent me into a tailspin myself. We didn't mean to leave you out there like that. We fully intended to come back for you later, I swear. It doesn't matter. I got saved in the end. Listen, that girl back there. You mean Kasala? Wow, you sure don't waste any time. That's Desert Claw for you. Listen, though. Don't you be getting any ideas, big man. To tell you the truth, she's...
So this is the guy. The legendary hunter, Desert Claw. Are you Captain Dorgan Goa? Huh? Hey, Baldhead, set this kid straight. Allow me to introduce Zegrim Gart, the Black Wolf. He's a bounty hunter handpicked by our boss, like you. He's skilled, all right, but he's got a big gob on him. Says he's a lone wolf. I think he just doesn't have any friends. I hate teaming up with small fries. Never expected Desert Claw to be such a youngster. Guess you can't trust rumors, can ya? Anyway, nice to meet ya, Desert Claw. Hey! So you're Desert Claw? Wait, you're... One and only first mate, Munsha. Is the captain still napping? Oh, he can be such a pain. Oh. The Desert Claw has a shrewd look about him. That's what the captain would have said. I'm sure of it. When the captain's not around, I'm the one in charge. And Desert Claw or not, you'd better follow orders. You got that? Okay. Excellent. Now that that's out of the way, you're an official crew member on the Dorgonok. All right. Now that we have the legendary hunter Desert Claw on our side, nothing can stop us. The treasures of the universe are ours for the taking. Ship going? I'm not sure. Maybe to some planet somewhere. Really? What do they have on other planets? Well, all sorts of things. Like what? What kind of things do you mean? I've never been myself, so I don't really know. Aw, Raul, you're no fun. I'm sorry about that. I happen to like this planet. As long as I can live here, I'll be satisfied. Really? But I want to go into space. I want to explore the galaxy and see what it's like out there. Oh, really? I'm sure you will one day. Yep, and I bet it'll be super cool. And when I come back, I'll tell you all about it, Raul. Well, I'm looking forward to that. What's wrong? It's nothing. So, what do we do now? Oh, that's right. I forgot. Now we head for Zerard. Zerard? Goodness, haven't you heard of it? It's very advanced. The most civilized planet in the galaxy. So, why are we going there? We've got some important business there. Dorgonok, full speed ahead! Aye, aye! Your instructions will follow. Now, I've got some lunch to eat, so if you'll excuse me, I'll be seeing you all later. Meow! You can take it easy too, Mr. Rogue. Perhaps you'd like to have a look around the ship while we're in transit. Good idea. I mean, after all, this place is your home now, isn't it? Ok, dopo una piccola introduzione ai, diciamo, membri dell'equipaggio, possiamo un attimo esplorare anche la nave. Per cui vediamo di andare un po' in giro, attivando innanzitutto qui il nostro portale, con tanto di salvataggio, perché adesso penso che ci sia... Oddio, che è successo? Ok. Ma si è buggato un po' tutto qua.
Fortuna che so i comandi a memoria, dove salvare e dove non salvare, perché non è fighissima sta cosa. Spero che sia una cosa transitoria e non sia una cosa fissa, perché sarebbe un problema. Sarebbe davvero un problema. Comunque, allora andiamo in giro. La porta è sbarrata per ora. Ah, ecco, quindi se premo si apre. Non ricordavo dovessi premere, pensavo si aprissero da sole. Allora, qui siamo al piano superiore, dove c'è anche Zegram. Lui farà parte comunque del nostro team, quindi già questo piccolo spoiler. La porta è sbarrata per ora. Ho sentito tanto parlare di te, possiamo anche essere amici. Giustamente tutti parlano di essere giovane, non giovane. Ma non ricordo se si sale ancora. Credo che forse si scendeva. Ah no, siamo saliti. No, siamo scesi, sì, infatti, mi ricordavo. Ok, parliamo con Steve. Well, Mr. Rogue, what do you think? I like it. The Dorganark may be a little old, but it's still the best in the galaxy. Whenever I leave the ship, I can't wait until we get back so I can take the helm again. The best in the galaxy. I like the sound of that. Very good. By the way, can I ask you something? Of course, what is it? Why is Dorgan Goa scouting out all of these great hunters? He must have something in mind. Well, maybe you'd better ask the captain yourself. It's not really my place to say. Yeah, I figured as much. I mean, Dorgan Go is going so far as to scout hunters from all over the universe. But for what purpose? Oh, say, we're about to pass through the Rose Nebula. Why don't you go up on deck and take a look? Best seat in town. I've opened the locks on the deck hatch. You can get there from the lower staircase. Got it. Ecco, prima era bloccato. Prima era bloccato, adesso no. Però non credo siano queste. Esatto, dobbiamo ritornare su e poi attraversare, se non erro male. Ok, e adesso bisogna andare di qua. Rose Nebula. I've heard the name before. Ho sentito quel nome prima. Thanks for saving me earlier. Oh, it was nothing. Not bad, huh? That's because I'm a pirate, too. Yeah. I always pictured Desert Claw as someone a little more intimidating. Huh? But you've got awfully pretty eyes. You sure don't look like a battle-hardened hero. In fact, you might just be a big fake. Look! It's the Rose Nebula! What? It's beautiful. Love this place. I don't know why, but looking at the stars somehow calms me.
Same here. I've always wanted to be up in space. My dreams finally come true. You sure don't sound like the galaxy's top bounty hunter. Well, I mean, so what? I guess. My name's Kisala. Nice to meet you, Desert Claw. I'm Jaster. Jaster Rogue. Hi, Jaster. Oh, right. Have you met Papa yet? Papa? My dad, Dorgan Goa. He's the captain of this ship. What? So, you're... Right. His daughter. Huh? What the... get so close. Jaster, look out! Come on, see if you can take us. Here we go. Se i nemici sono troppo veloci o troppo lontano, sparagli con quadrato. Se esaurisci i colpi, non potrai sparare per un po', finché non ricarichi l'arma. Puoi ricaricare solo un certo numero di volte per battaglia, quindi fai attenzione. Qui tecnicamente vogliono farmi utilizzare la pistola, ma io in realtà non la vorrei utilizzare, perché... Mi si sono buggate le scritte. Non capisco perché. Non so se è una cosa, diciamo, che va a periodo. Cioè, nel senso, non a periodo. Che magari mi è in questa sezione. O magari perché magari ho dovuto riavviare. Perché vedete, mi si sono buggate praticamente le scritte. Utilizziamo anche le altre abilità. Vabbè, tutto a posto. Nessun problema. Vedete, anche gli altri alleati che non combattono ricevono esperienza. Però ovviamente ne ricevono meno rispetto a quelli che combattono. Don't worry, it'll take more than that to break this ship.
Oh, I thought we were done for. Ow. I'm alive! We were supposed to go to Zarad, but just our luck, we've crash-landed on Jiraika of all places. Whoop-dee-doo. So, this is Jiraika, the jungle planet. Well, can you fix it? Almost everything can be repaired right away, but the engine... This is definitely going to take some time. Oh, no! This is just fantastic! The fixes are no big thing, but we're all out of booster oil! You're kidding! Now what? There aren't any starship markets on Jiraika. What are we supposed to do? Come on. That's no way for a bunch of space pirates to act. All right, listen up, you rank amateurs. That oil is made from the fruit of a particular tree that has highly flammable sap. Apparently, that fruit grows on a certain jungle planet. I think you get my drift. Of course, that's right. I remember now. The booster oil we need comes from this fire fruit that's harvested here on Jiraika. If we can get a hold of some of that fruit, we'd be able to make more oil with it. Very good, Bolthead. Fire fruit, huh? Let's go. Simon, Steve, we'll leave the repairs to you. Aye, aye! Did we have to land on such a sweltering planet? Nuovi personaggi che si uniscono al gruppo, ovvero Kisala e Zegram. Quindi adesso potremo utilizzare anche loro durante le nostre esplorazioni, cosa che non è altamente sconsigliata. Prepararsi alla grande avventura. E ora parte l'avventura sul nuovo pianeta. I nemici saranno molto più difficili d'ora in poi, quindi fa del tuo meglio per evitare la schermata a partita terminata. Ricordati di equipaggiare armi potenti man mano che le trovi. Usa spesso la griglia dell'Eureka e poi fai scorta di oggetti curativi. Sbarca su un pianeta sconosciuto a bordo della gondola atterraggio sul ponte. Ok, vabbè, questo diciamo che è abbastanza ovvio. Nel frattempo sblocchiamo il nostro teleport, che al momento non ci servirà. Sta cosa che però mi si sono buggati i comandi, mi dà un po' fastidio a dire la verità. Perché comunque nel menu fortunatamente si legge tutto, però... Vedete, nei menu non mi si legge nient'altro, quindi in realtà, vedete, non si leggono gli attacchi, non si legge niente, per cui fatemi fare una piccola cosa. Faccio un piccolo reset e ci vediamo subito. Ok, ci siamo, abbiamo ripreso da dove ci eravamo lasciati, mi si era buggata, non so, forse probabilmente perché avevo staccato e riattaccato l'emulatore. Ora non ci penso, però fortunatamente adesso il tutto è funzionante. Quindi possiamo vedere anche ciò che apprendiamo in questo momento, ovvero coltello glaciale per quanto riguarda Kisala. Andiamo avanti dando altri oggetti, visto che li abbiamo, quindi sfruttiamoli. Possiamo fare anche altre cose per Steve, che apprende pugno elettrico. Qua abbiamo... altri oggetti da utilizzare per l'Eureka, quindi sfruttiamoli. Per ora basta così, abbiamo sfruttato tutto. Dobbiamo stare attenti anche ovviamente a chi facciamo sbloccare le Eureche, perché giustamente poi in base a chi portiamo in team con noi possiamo avere dei personaggi più o meno forti. Per quanto riguarda chi sale Zegram, ovviamente al momento non abbiamo altre armi da equipaggiare, per cui... possiamo tranquillamente andare. Ok, da qua non si può scendere. No, dovevamo scendere dal molo, se non sbaglio. Che però adesso non ricordo dove sia. Non so se era di qua o di là, forse. Eccolo, di là. Non mi stava venendo completamente in mente. Però effettivamente non so quanto ho registrato in questa puntata. Quindi possibilmente la finisco qui.
Così cominciamo l'esplorazione vera e propria del nuovo pianeta, tutto nella prossima puntata. Anche se in realtà abbiamo fatto poco come gameplay vero e proprio, ci sono stati molti filmati, quindi andiamo un po' avanti e al prossimo punto di salvataggio, se non è troppo lontano, stacchiamo e ci salutiamo per la prossima puntata. Allora, cominciamo la nostra esplorazione. Nuovo pianeta, nuove robe da fare. Bottega subito. Vediamo cosa ci dà, se ci permette di comprare. Sali minerali, incenso e isolante che servono per l'eureka. Quindi prendiamone uno di tutto. Così vediamo poi quale eureka effettivamente dobbiamo. Qua abbiamo addirittura altre armi, fucile di fuoco, che è una nuova arma, pugnali da pirata, che sono quelli per chi sala, ma credo che queste già vedi, livello 1 sono le armi di base, scarpe di pelle, che sono ovviamente armi di base, shuriken, armi di base, quindi ci sarebbe soltanto il fucile di fuoco per Juster, interessante, che vabbè, magari cercherò di prendere più in là. Ho ottenuto una Gravel Rose, ma aspetta, ma Gravel Rose non è la stessa arma che già abbiamo? Allora, sali minerali qui. Tu invece cos'hai? L'incenso che può essere utilizzato qui. Per i due robottini al momento non diamo niente, perché non voglio dare nulla. Una pistola comune usata spesso dai cacciatori. Però aspetta, questo è il livello 3. Questo è il livello 1. Ah, quindi è stata, diciamo, potenziata un pochettino. Allora, equipaggiamo la Juster. C'è dell'Eureka. Ah, sì, per loro. Va bene, ma per ora non mi interessa. Guardiamo un attimo l'equipaggiamento. Ecco, perché lei appunto ha il pugnale da pirata, esatto, le scarpe di pelle. Tu invece hai lo shuriken e il riflesso lunare. Ok, perfetto. Quindi sono armi che per il momento non sono importanti, perché possiamo sostituirle quando vogliamo noi. Allora, il percorso delle mappe è abbastanza obbligato, come potete vedere, però si nascondono comunque delle stradine, delle straduzze che possono portare a dei forzieri, possono portare a dei tesori, quindi mi sembra anche giusto utilizzare al meglio tutte queste risorse. La scritta non è leggibile. Ok, ottimo. Grazie per l'informazione. Allora, andiamo avanti. Nel frattempo i personaggi parleranno e daranno delle piccole interazioni in base a dove si trovano, quindi come luogo, come pianeta, e in futuro anche in base ad altre situazioni circostanziali, anche in base a chi abbiamo nel party, in base a chi affrontiamo. Saranno tante belle interazioni. Strange. This area should be full of firefruit, but there's not a single one to be found. What's going on? I wonder, could someone have already taken them all? That's impossible. Nobody could take all of the fruit in the jungle. Well, maybe huge troops of monkeys are eating all the fruit. Don't be ridiculous. Let's look a little farther in. Quindi non ci sono frutti in giro. What does this fire fruit look like again? Oh, primo combattimento della giungla. Tra l'altro tutte api regine. Stato veleno. Ok, va bene. Questi. Ok. Sono ovviamente i nuovi status che ci possono infliggere questi nuovi. Diciamo questi nuovi nemici. Quindi il gioco ci mette in guardia. Ok, sfruttiamo anche un po' la nuova pistola. Che. I danni li riesce a fare. Come potete vedere, anche l'esperienza delle armi piano piano aumenta. Certo, non aumenta in maniera vertiginosa, però. Oh, frutto Sanchez per 4. Questi saranno molto utili per gli Eureka. Il ceppo.
Potremmo utilizzare altre armi per essere più incisivi, però. Come potete vedere, il combattimento fortunatamente è abbastanza facile, anche grazie alle armi che abbiamo ottenuto. Man mano, andando avanti, diventeremo sempre più forti. C'era una cosa che in realtà volevo far vedere in questa puntata e poi staccare, e credo che avvenga esattamente qui o in questa zona. Quindi voglio ottenere prima questo oggetto. Vedete, a volte le pistole fanno addirittura più danno dell'arma normale. E il fatto comunque di sconfiggere nemici è importante non solo per prendere esperienza, ma anche per ottenere oggetti, per ottenere degli oggetti. Ecco, questi sono... Allora, ad esempio... bisogna saltarci sopra. Vedete, per farli aprire. Che figata. Oddio, hanno buttato KO. Questo è stato un errore mio. Mi sono accorto. Vedete, anche gli alleati riescono a farcela. Quindi non sono handicappati del tutto come in alcuni giochi. E questa, diciamo, è una cosa utile, perché se tu metti caso sei indaffarato o non riesci, i tuoi amici, comunque i tuoi alleati, riescono a fare anche quello che dovresti fare tu in teoria. Però va bene così. Allora, andiamo avanti. Fortunatamente anche il KO non è un qualcosa di troppo pesante, non ti leva nessun bonus. Ti fa tranquillamente shuriken tonante, quindi questo sarà buono per il nostro amico scontroso. Ok, spariamo. Ok, come potete vedere, quelle sono le ricariche, ne abbiamo tre in questo momento per la nostra pistola, diciamo tre ricariche per area, per zona, cioè per combattimento, anzi, più che altro. Vediamo se è quello che intendevo io. E poi posso staccare. Avvertimento. This stuff will finish you in 10 seconds flat. You're kidding. Well, what next, Desert Claw? Should we hightail it? If people are around, there ought to be a village. We might be able to ask them about that fire fruit. You mean you actually want to go to their village? You got a death wish or what? They're still people. We can reason with them. Oh yeah, wouldn't that be nice? We got us a daredevil here. Come on. Quindi la nostra intenzione non è quella di fermarci. Allora, andiamo un pochino più avanti, perché credo che qui ci sia un secondo punto di salvataggio. Esatto. Mi ricordavo che qui c'era il punto di salvataggio sul fiume. Anche perché qui dovremmo incontrare, se non sbaglio, l'amichetto che ci permetterà di fondere le armi. O forse era più in là. Comunque, dato che non voglio andare troppo oltre, perché poi i minuti di registrazione diventano veramente, veramente tanti, io per il momento vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me e ovviamente ci becchiamo alla prossima.